ricchi. Che sbatti andare a scuola in limousine sulle trafficate strade italiane! La prossima volta prenderò un elicottero! Grazie, Alfred! Poveri! Dai, Pasqualina, che c'ho la verifica alla prima ora! Dai, andiamo! È di là la scuola! Ti prego, andiamo! Dai, su! Su, andiamo! Di qua! Dai, sì così! Andiamo, vai, carica! Dai, ma va più veloce mia nonna! Su, Pasqualina, andiamo! Ricchi. Come materiale scolastico il baulette Louis Vuitton con le mie iniziali per il diario, l'altra colla di Fendi e la borsetta di Elisabetta Franchi per penne e matite, la mia Stella McCartney per i libri e il mio MacBook per prendere gli appunti. Poveri. A scuola, come materiale scolastico, non c'ho un cazzo. Mi prestate un foglio, raga? E una penna? E delle mutande? Tanto ce l'ho piccolo. Ricchi. All'intervallo mangio solo vegan e biologico per non appesantire il mio apparato digerente. Quindi il menù che la mia servitù mi ha preparato è tagliatelle alla salvia con bacche di goji, gratti veg sedute sul letto di erba cipollina, hamburger vegetali con contorni di pomodorino pacchino DOP IGP, cicoria e noci biologiche. E per finire una vellutata di zucca con una spolveratina di gratti veg e pepe. Poveri. All'intervallo panino con la mortazza! Sembrano i piccioni in piazza Duomo. Che poveracci. Ricchi. Marti, che ore sono? Vediamo. Il mio primo iPhone dice 12:15, il mio iPhone di riserva dice 12:13, il mio Rolex Yachtmaster dice 12:14 e il mio Rolex Daytona oro acciaio dice 12:16. Minchia, 20.000 euro di roba, non sei manco l'ora. Complimenti! Brava cogliona! Poveri. Dan, che ore sono? Le 11! Poveri. Visto che le famiglie Malnati, Marangiolo e Pistocchi non pagano la retta scolastica dal 2013, abbiamo deciso di affidargli un singolo banco da dividere in tre. Ricchi. Visto che la signorina Ragozza... Principessa. Principessa Ragozza ha effettuato una cospicua donazione per il nostro istituto tramite il padre, ha il diritto ad avere un privé personale in classe. Signorina. Principessa. Principessa Ragozza, forse questa volta ha un tantino esagerato. Le manca solo il DJ. No, no, prof, ho anche quello. Panico. Forza quinta B, forza quinta B. Le discoteche sono chiuse. Ci pensa Panico. Sulle mani. Sulle mani, su, su, carica. Poveri. E allora, come va mio figlio? Guardi signora, io non so proprio come dirglielo. Suo figlio è... Credo di aver capito. Lo diciamo insieme? Sì. Al mio tre. Uno, due, tre! È un coglione! Lo sapevo, arrivederci! Salve. Ricchi. E allora, come va mia figlia? Guardi signora, non so proprio come dirglielo. Sua figlia è... Credo di aver capito cosa intende. Lo diciamo insieme? Sì. Uno, due, tre. È una colta ragazza di altissimo livello, una mente brillante, geniale. Ed è un grandissimo onore averla qui con noi in questa nostra scuola. Lo sapevo. Arrivederci. Salve, arrivederci. Ricchi. A scuola indosso solo
abiti firmati, cappellino Balenciaga, occhiali di Dior abbinati al braccialetto, pelliccia di visone, cintura di moschino, collana di Valentino, la mia Louis Vuitton con le iniziali, gonna limited edition di Gucci e le sneakers di Dior. Poveri. Per andare a scuola mi metto la prima cosa che trovo nell'armadio. Ma cosa stracazzo ti sei messo? Il pigiama di mia zia. Sì, il pigiama di mia zia. Ricky. Bene ragazza, prima domanda. Cosa sono le proprietà degli integrali? Le proprietà degli integrali sono le proprietà che possiedo e che cedo felicemente al mio prof preferito per arricchire il suo parco auto, in virtù di un voto alto. Interessante ragazza, molto interessante. Che studentessa, ragazzi. Che studentessa! Poveri. Marangiolo, che cosa sono le proprietà degli integrali? Sì, allora, le proprietà degli integrali sono le proprietà che possiedo e che cedo felicemente al mio professore per arricchirlo. Ta-da! Ma cos'è sta roba? È il phone di mia nonna. Ma mi vede? Sono calvo, cosa me ne faccio? Non lo so, lo usi per ripulire il culo. Marangiolo! Mia nonna dice sempre che non esiste ricchezza più grande della vera amicizia. Ci sono persone che hanno tutto, ma che in realtà non hanno niente, perché sono sole. Ci sono ricchi che non combineranno mai niente nella loro vita, e altri che partendo da zero hanno costruito imperi, restando sempre umili e non scordando mai da dove sono partiti. Circondatevi di veri amici e lottate per i vostri sogni, fin dall'adolescenza. La forza delle idee vale più di qualsiasi patrimonio. Scegliete voi che persone essere e ricordate che la vostra anima vale più di qualsiasi gioiello. Ragazzi, oggi siamo in limousine. Sì! Guardate che bella! Il nostro regista Nicola Botti, guarda che devi girare, non devi star qua comodo a bivaccare. Galla, c'è galla, quest'estate restiamo a galla, a galla, a galla, viva Gallarate! Backstage siamo partiti bene, la prima! Dai prof, sono stretto con sti due coloni. Sai quanto a dire coloni? Coloni. Coloni. Perché sei inglese, sei british. Yeah, coloni. I know that. È più... Coloni. Guarda signora, io non so come dirglielo. Proprio come dirglielo. Non so proprio come dirglielo. Non riesco a dirglielo. Tanto ce l'ho piccolo. Visto che le famiglie Maranatti, sì. Marrazzo. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. E allora come va? Diglielo. Non riesco a dire. Bacche di goji scusa, peratina di Grattiveg e pepe. Con una spolveratina di? Grattiveg, formaggio vegano. Annusa? No. Annusa! Panico! Ragazzi, 150.000 like per un nuovo video e volevamo salutare sì. Mina Ibrahim, che è la ragazza che ha commentato più volte sotto il nostro ultimo video. Quindi commentate tantissimo anche qui sotto se volete essere salutati nel prossimo episodio. Ciao! Ciao!